Conclusa anche la seconda giornata di consultazioni, parla il presidente Mattarella e concede alle forze politiche tempo fino a martedì per trovare una intesa. Contatti tra i partiti, dice, per una maggioranza, ma la crisi va risolta in tempi brevi o si va al voto. Di Maio allontana le urne dell'Enca 10, priorità, l'economia ci preoccupa, siamo pronti a nuova maggioranza solida. Salvini non chiude ai 5 Stelle, se si vuol far ripartire il paese siamo pronti. Il PD pone 5 punti e 3 condizioni, serve un governo di svolta. Giorgia Meloni chiede il voto, Berlusconi esecutivo di centrodestra o alle urne. Ma le trattative sono in corso, l'Assemblea dei 5 Stelle dà il mandato per incontrare il PD sul taglio dei parlamentari. Zingaretti, un quadro su cui lavorare. Migranti, Ocean Viking, da 12 giorni tra Malta e la Sicilia con 356 migranti a bordo, nave della ONG francese SOS Mediterranee, è in attesa di un porto sicuro, a bordo situazione critica, il capo missione, non so quanto ancora potremo resistere. La procura di Ravenna ha aperto un fascicolo sulla vicenda del figlio di Salvini sulla moto d'acqua della polizia. La richiesta è pervenuta al Viminale in merito all'identificazione dei due agenti che il 30 luglio scorso cercarono di impedire a un giornalista la ripresa dell'episodio. Stati Uniti, trovato morto a New York, nel Queens, Andrea Zamperoni. Da sabato non si avevano più notizie del 33enne italiano, chef di un noto ristorante nella stazione di Grand Central. Era stato visto per l'ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte.